Con questo ho finito e do subito la parola alla prima relatrice della sera, che è Marina Pugliese. Marina Pugliese è direttore del Museo del Novecento, ma mi diceva che sta per dirigere anche un altro paio di musei, sempre a Milano. Ha avuto un grosso ruolo nello stabilire l'Inca italiano, che è il Network of Contemporary Conservation, Network of Conservation in Contemporary Art, è stata presidente, proprio quest'anno ha avuto il dottorato di ricerca all'Università di Udine, è molto nota per alcuni libri che ha scritto, ne voglio citare soltanto due che a me sono particolarmente cari. Uno è un libro scritto e pubblicato dall'Accademia di Lincei, che è Tecniche e materiali nell'arte contemporanea. Il secondo è un libro bellissimo, Monumenti effimeri, storia e conservazione delle installazioni, di cui sentivo parlare da tanto tempo, tant'è vero che dicevo a Marina non sarebbe mai uscito questo libro, di cui invece è uscito, non solo è uscito, ma ho saputo che sta per essere pubblicato la versione inglese, è già stato pubblicato dal Getty. Le mie informazioni sono in ritardo, la lentezza qualche volta è anche un vantaggio. Grazie Antonio, grazie al Rettore, grazie a tutti i colleghi. Sono felice che l'immagine con cui si è conclusa la relazione prima della pausa riguardasse proprio un'opera ambientale, ovvero la Caverna dell'Antimateria del 1958 di Pino Gallizio, perché questo introduce in qualche modo l'analisi che vi presento oggi, un progetto di ricerca che riguarda l'opera ambientale di Lucio Fontana, che è stato il vero pioniere a livello mondiale della ricerca ambientale. Il primo artista nel 1949, come vedremo, ha fatto la prima opera ambientale, per parlare del fatto che la complessità materica e tecnica dell'arte contemporanea riguarda il fatto che non si tratta solo di superficie, non si tratta solo di materiali tradizionali, ma si parla anche di immersività, di relazione con lo spazio, di relazione con il corpo, di uso di materiali innovativi, di enormi problemi conservativi. E tutto questo emerge dall'opera ambientale di Lucio Fontana, che è uno degli artisti con una letteratura secondaria più ampia degli artisti del Novecento, eppure nonostante l'ambiente, la ricerca ambientale fosse il suo segmento di ricerca più interessante, è anche quello che è stato meno studiato. Questo per un paio di motivi. Da un lato perché non c'era nessuna consapevolezza dell'importanza di queste opere, che erano opere appunto ad un alto tasso di sperimentazione e quindi venivano distrutte subito dopo la realizzazione, e dall'altro perché non avevano nessun effetto sul mercato. E quindi ovviamente l'immagine di Fontana che si è come dire, consolidata ad oggi, soprattutto quella dei dipinti, delle sculture tradizionali, a discapito di quella che invece è stata la sua marca stilistica più innovativa a tutti gli effetti. Questa è una immagine, una foto dell'ambiente del 1949 dipinto a china. Siamo nel febbraio del 49 alla Galleria del Naviglio di Milano. E Fontana realizza un'opera che intitola Ambiente spaziale a luce nera di Wood. La parola ambiente intanto deriva da Boccioni. Fontana riprende proprio l'indagine dello spazio che fa Boccioni, che parla più volte del concetto di ambiente, che a sua volta mutua da Medardo Rosso tramite la traduzione di Soffici. Da un lato al concetto di ambiente, quindi di relazione dell'opera con lo spazio, assimila anche stesso nella titolazione l'utilizzo di un materiale tecnologico, la luce di Wood, per appunto, che era usata in dermatologia a partire dagli anni 30. Che cos'era l'ambiente spaziale? Era, e lo vedete dall'immagine successiva, un oggetto in cartapesta dipinta allestito dal soffitto della galleria, dipinto con colori fluorescenti e illuminato. La galleria era completamente buia, illuminata solo con la lampada di Wood. Considerate che Fontana era italo-argentino, ritorna dall'Argentina nel 1947 e grazie proprio alla sua attività a Buenos Aires, all'Accademia di Altamira e ai contatti che aveva, entra in contatto con una serie di materiali che erano molto
molto, insomma, che in Italia sarebbero arrivati parecchio tempo dopo, quindi sia i colori fluorescenti che erano prodotti in California dagli anni 40, sia appunto la luce di Wood, ma anche la luce al neon, ci arriviamo dopo. Già un anno prima utilizza in un'opera più tradizionale, La battaglia, per il cinema Arlecchino di Milano, utilizza la luce di Wood e i colori fluorescenti, questo proprio per dare l'idea di una doppia visione dell'immagine. Un altro elemento innovativo è l'utilizzo del neon, che Fontana mutua da Gyula Kosice, che è un artista argentino del gruppo Madì, e che rappresenta per Fontana, qua siamo nel 51 alla Triennale di Milano, rappresenta per Fontana la prima occasione realmente internazionale, nel senso che l'ambiente del 49 ebbe un enorme impatto sull'arte milanese e italiana, ma assolutamente non sull'arte internazionale. Invece nel 51, durante la Triennale, venne organizzato anche un convegno, il De Divina Proporzione, a cui partecipò Le Corbusier tra gli altri, e in questa occasione Fontana riuscì a declamare quello che poi sarebbe diventato il manifesto tecnico dello spazialismo, spiegando le sue ragioni. E quali erano queste ragioni? Le ragioni appunto di un'arte ambientale, cioè la fine della pittura e della scultura e l'idea che l'opera d'arte dovesse interagire con lo spazio e interagire con il corpo dello spettatore. Inutile dire che si tratta tutto di opere appunto distrutte dopo l'esecuzione. In questo caso siamo stati fortunati, perché siccome la realizzazione venne affidata ad una ditta di neon che tuttora esiste, si chiama Claude, esistono proprio i rilievi, quindi è stato possibile riprodurre l'opera, che tra l'altro è, diciamo, il capolavoro centrale del Museo del Novecento, appunto nella Sala Fontana. Questa è un'immagine dell'utilizzo prematuro del neon da parte di Gyula Kosice, collega di Fontana all'Accademia di Altamira. E questo è il secondo ambiente che Fontana realizza nel 60. Perché dal 49 al 60 non realizza ambienti? Perché erano troppo innovativi linguisticamente. Ho dimenticato di dire che questa ricerca è il risultato di uno scholar grant che ho avuto dal Getty Conservation Institute, e l'idea partiva proprio da questo, cioè analizzare come una parte dell'opera di un artista sulla quale non era stata fatta ricerca, in buona parte dimenticata, e quel poco che era rimasto era stato riprodotto post mortem veramente in maniera, come dire, priva di un accesso alle fonti, quindi in maniera piuttosto anche fantasiosa. Come mai Fontana dal 49 al 60 non realizza ambienti? Perché erano troppo innovativi come tipologia di opera. Abbiamo trovato una serie di corrispondenze con Pallucchini alla Biennale di Venezia nel 50 e nel 52, propone di rifare l'ambiente nel 59, del 49 scusate, ma rimane inascoltato. E nel 51 scrive ad Enrico Donati, che era un pittore surrealista che si era trasferito a New York, proponendogli di fare un ambiente, ma anche lì rimane lingua morta. Riesce nel 1960, riesce perché a Venezia, siamo a Palazzo Grassi, la gestione è affidata a Paolo Marinotti, che era un collezionista, era proprietario della Snia Viscosa, era un uomo illuminato, collaborava con Willem Standberg, che all'epoca era il direttore dello Stedelijk Museum, che era uno degli spazi più innovativi sulla ricerca artistica contemporanea. Viene invitato ad una mostra all'interno della quale, con colleghi tra cui Pino Gallizio, che realizza la seconda versione della Caverna dell'Antimateria, e Fontana fa questo ambiente di nuovo estremamente materico. Si chiama Esaltazione di una forma, lo realizza con una serie di tessuti polimerici, gli vengono dati dalla Snia Viscosa, appunto il Lilion e lo Châtillon, è una sorta di caverna rivestita di tessuto con incroci di tessuti e un poligono sghembo. Questo è il poligono sghembo, un tema importante su cui torneremo. Era tutto rosso, la dominante cromatica era rossa, le luci che illuminavano l'ambiente erano rosse. Considerate che le fonti nel caso degli ambienti sono ovviamente le fotografie, gli studi preparatori, le piante laddove esistano delle piante, ma un altro elemento fondamentale sono le testimonianze di chi ha esperito direttamente l'ambiente, quindi ovviamente le recensioni piuttosto che gli epistolari eccetera, in quanto la peculiarità dell'ambiente è proprio la presenza dello spettatore che si deve muovere nello spazio, e talvolta anche una componente di tipo tattico.
tattile, toccare la materia. Questo è un ambiente che Fontana realizza nel 64 con Nanda Vigo, in questo caso è invitato alla nona triennale da Umberto Eco e da Vittorio Gregotti, la prima triennale a tema, il tema è quello del tempo libero, una serie di artisti, tra cui Bai, Crippa, Dova, vengono invitati a realizzare dei corridoi, a Fontana viene affidato il tema delle utopie. E Fontana lo realizza, questa immagine dice, non dice moltissimo, questa dice un pochino di più dal punto di vista cromatico, si tratta di un corridoio stretto e lungo con un pavimento a rilievo ricoperto da una mochetta a pelo alto rossa, le pareti hanno sono rivestite di alluminio rosso e in fondo ci sono dei vetri quadrionda con sempre del neon rosso, quindi di nuovo una componente cromatica molto forte e anche una componente tattile. Realizza un secondo ambiente che invece è molto più sintetico, molto più basico rispetto a quello rosso. Questo è un ambiente nero con una superficie in legno sulla quale Fontana ha eseguito dei buchi e retroilluminato con del neon verde, e questo sarà uno degli elementi che tornano più avanti. Nel 66 Fontana va a Minneapolis, invitato per la prima volta con una retrospettiva in un museo, al Walker Art Center. Qua c'è un punto importante: nel 60 va a New York per la prima volta da Martha Jackson. Martha Jackson è la gallerista che per prima realizza le opere ambientali di Kaprov, Jim Dine, Klaes Oldenburg. In quella galleria, laddove uno si immaginerebbe che Fontana avrebbe realizzato ambienti, invece Fontana espone le Venezie, cioè un ciclo di quadri, tra l'altro molto kitsch, almeno questa è la ricezione che hanno gli americani, no? In qualche modo lo codificano in quel modo, perché sempre le istanze mercantili, cioè il mercato prevale sulla ricerca, almeno così ha fatto nell'arco della vita artistica di Fontana. Invece riesce ad avere la sua rivalsa nel 67, scusate, gli è scritto 66, ma la data è 67, a Minneapolis, e fa questo ambiente, che è particolare perché prevede una ritualità. Si entra, vedete che c'è un ingresso ribassato, quindi si entra quasi strisciando e si arriva ad una camera dove ci si può alzare. Su questa stanza, completamente dipinta di nero, sono dei tocchi di colore verde fluorescente alle pareti, disegnano un rettangolo che però è sghembo rispetto al pavimento, all'andamento del pavimento, che invece è ricoperto da uno strato di gomma piuttosto alta, per cui i piedi sprofondano, e ritorna al tema dell'instabilità che viene notato dalla critica dell'epoca, mi riferisco a Sidney Simon, che era il critico d'arte di Art International, e anche da Hilton Kramer, che era il critico del New York Times, quindi questa cosa ha un rilievo non da poco. Nel 66 invece va a Venezia e con Carlo Scarpa fa un'operazione completamente differente, in levare il bianco, domina il bianco, tutti i concetti spaziali bianchi, uno spazio ovoidale, non è soddisfatto, tra l'altro il ruolo di Scarpa in questo viene poi ridimensionato dallo studio delle fonti, perché nel 67 ne fa una nuova versione al Moderna Museet di Stoccolma, più pulita, più lineare, all'interno della quale espone un trittico, appunto la Trinità, di tre quadri, composto da tre quadri bianchi, il bianco assoluto. Ha un'ulteriore monografica, che poi è la stessa del Walker Art, idealmente, questa mostra che parte dal Walker Art, va a Buffalo, poi va in Argentina, si trasferisce in Europa e va ad Amsterdam, e qui realizza ben tre ambienti. Guardate la modernità di questo, penso a Bruce Nauman ad esempio, un corridoio composto da tre parti, illuminato da una luce di wood, purtroppo non abbiamo immagini a colori, da una luce di wood rossa con tocchi di colore rosso, e poi questo neon, pensate che qua siamo nel 67, nel 66 al Jewish Museum di New York si allestisce Primary Structures, che è la mostra che in qualche modo sancisce l'affermazione del minimalismo americano, e lì ad esempio Dan Flavin fa un primo ambiente con l'utilizzo del neon, ma un'opera molto più, come dire, ridotta spazialmente rispetto al neon di Fontana. E poi realizza una seconda versione
dell'ambiente nero del 49, che però risente dei tempi. La prima versione, ve lo ricordate, era in cartapesta, molto materica, tra l'altro si doveva poter toccare, come testimonia l'immagine sul tempo. La seconda versione invece è quasi bidimensionale, ritagliata, risente a mio avviso forse della poetica della pop art che arriva alla Biennale di Venezia nel 64. Poi Fontana è aggiornato e realizza un happening. A Genova, alla Galleria del Deposito, fa un nuovo ambiente in un giorno. Abbiamo trovato questa sequenza di immagini che fanno vedere l'unico ambiente che si è conservato e che è al Museo di Arte Contemporanea di Lione. Infine, 68 è l'anno della morte, molto malato, realizza senza andare di persona una seconda versione, ancora nuovamente pop, quasi bidimensionale, dell'ambiente del 49. Realizza per Documenta di Kassel una nuova versione di quest'idea di immersione totale nel bianco, che è un labirinto che termina con un taglio verticale, con un'attesa, e abbiamo scoperto nell'arco della ricerca altri due ambienti di cui non si sapeva nulla, un rifacimento in versione ambientale di questo soffitto che aveva realizzato per il centenario dell'Unità d'Italia per gli architetti Monti a Torino, in versione ambientale, ovvero una stanza dipinta di nero cosparsa, attraversata da una serie di tubi al neon. Questa è una mostra Città del Messico per le Olimpiadi, curata da Willoughby Sharp. E infine, questo che io trovo assolutamente geniale come opera conclusiva, in occasione di una mostra sempre a Genova alla Galleria della Polena, in collaborazione con Nanda Vivo, erano due ambienti, 2 metri per 2 metri per 2 metri, completamente dimenticati dalla letteratura secondaria. Quello di Fontana è quello dietro, quello che vedete con una donna all'interno è quello della Vigo. L'ambiente, mentre quello della Vigo aveva all'interno un neon che aumentava di luce progressivamente, quello di Fontana era completamente nero, aveva una sorta di percorso labirintico e si chiudeva con un neon, una luce potentissima, un flash di luce ad intermittenza che accecava il visitatore, quindi era impossibile da documentare fotograficamente. Quale sarebbe l'obiettivo di questa ricerca? L'obiettivo sarebbe quello di realizzare finalmente una mostra all'interno della quale riprodurre gli ambienti che non sono mai stati riprodotti, migliorare quelli che sono stati realizzati post mortem in maniera approssimativa e restituire un'idea dell'opera ambientale di Fontana. Come dicevo, Fontana riteneva che la sua ricerca ambientale rappresentasse, lo vedete da questa testimonianza del 66, la fine della pittura e la fine della scultura, ed è paradossale che invece il mercato abbia sancito esattamente il contrario. La sua opera ambientale è stata sostanzialmente dimenticata. Grazie.